Ci hanno detto che belli, più bravi, andate sempre in giro, presentate, praticamente non fate niente. È una serie, purtroppo, sì, no, fortunatamente ci sono questi eventi che sono il momento più importante, insomma, del progetto, però di fatto dietro, come dicevo prima, c'è un lavoro notevole da parte di tutti. E oltre a quello dei tecnici, infatti quando abbiamo saputo di avere questo contributo da parte della regione, abbiamo attivato subito un bando dedicato ai comuni, che è stata una novità che ci hanno apprezzato molto anche a livello nazionale. E dopo il primo bando, abbiamo visto prima sia i comuni e arrivato a questi comuni. Quindi non mi sto dilungando, però come dicevo, la parte tecnica del professor Cappellone ha impiegato qualche mese da parte dei comuni, anche se dobbiamo rilevare che sono stati tutti molto rapidi nella realizzazione. Volevo dire, per la parte comunicazione sul sito di Federalità c'è una sezione dedicata, di cui ho citato prima anche al Consiglio Comune, quindi ci sono tutti i percorsi presentati, quindi adesso siamo a 45 che abbiamo presentato circa, dobbiamo arrivare a 59, cioè adesso tutti gli altri cartelloni saranno realizzati, anche quelli secondo bando, entro nei prossimi 20 giorni. Stavo sempre prima, ma abbiamo coincidente il percorso con la persona che funziona. Quindi entro fondamentalmente l'anno prossimo saranno presentati tutti. Volevamo dire che le novità importanti su cui abbiamo attivato una pagina Facebook dedicata a questo, devo dire che ha un notevole successo, ancor più perché ci mettiamo in rete con i comuni, i gruppi di cammino, tutte le associazioni che ci fanno da parte delle leggi nazionali. Siamo sui 6-7.000 contatti ogni volta in 2-3 giorni, direi che è un bel risultato, non è tanto. Diciamo, sono anche in sopra, però sono utili per dire alle persone che esistono, che si possono praticare. Infatti la parte più importante adesso è l'invito a tutte le associazioni a praticare, a fare, a camminare, a chiedere l'informazione anche ai comuni che metteranno sui siti i loro percorsi. E poi ci sono le iniziative spontanee di tanti comuni che basta poco, per dire, se ne troviamo una sera, un orario, facciamo una camminata, e quello già aumenta. Basta così, perché a me non piace parlare troppo. Il discorso della valutazione è molto importante, per questo la professoressa Pagani sta raccogliendo indirizzi, non le corse, e quindi l'ultima cosa, ma dopo la dirà anche lei, che questo progetto sta riscosso notevole interesse anche a livello nazionale, sia da parte di Antinazionale che di Federalità di altre federazioni. Nel giugno scorso abbiamo fatto un meeting a Lignano, che è stato sostenuto da promotorismo con il progetto di Italia Croazia, di cui parlerà, e c'erano appunto le federazioni della Calabria e della Sicilia, e in particolare la Sicilia, appunto, di trasferire il progetto. Poi l'altra cosa importante sul fronte scientifico, che la società di oggi dello sport, che è presieduta attualmente dal dottor Lucio Mosso San Daniele, che è stato anche uno dei promotori del primo gruppo di Cannino, l'ha presentato come primo poster al convegno nazionale del 16 settembre a San Daniele, e anche lì ha riscosso notevole interesse e verrà proposto anche in un'altra. Basta così, e quindi adesso passo la parola alla dottoressa.